Al di là della valle dell'Iri, ampia e ridente, solcata dal fiume che striscia lungo la base degli Aurunci e indicata allo sguardo da un fluttuare di basse nebbie, si accavallano i monti del Lazio in uno sfondo grandioso. Ai piedi di una ripida altura, ultima propaggine del gruppo di Monte Cairo, elevantesi a nord della valle dell'Iri, giaceva l'antichissima città volsca di Casilum, poi colonia e municipio romano. Salendo l'altura, si scoprono, gli uni dopo gli altri nelle svolte successive, i diversi gruppi di montagne, fino ad abbracciare una splendida e lunghissima cerchia di monti dal colore grigio turchino e dalle linee solenni. È intorno all'anno 529 d.C. che, secondo la tradizione, Benedetto raggiunge Monte Cassino. Arriva ai piedi di quella montagna sotto cui, nella sua vasta distesa, gli abitanti professavano ancora i culti pagani, nonostante il paganesimo fosse fuori legge già dall'editto di Teodosio dell'anno 438. Giunto dunque lassù, l'uomo di Dio distrusse l'idolo, abbatté l'ara, tagliò i boschi e proprio nel tempio di Apollo costruì un oratorio a San Martino e dove si trovava l'ara, quello di San Giovanni. Così Gregorio Magno, nel secondo libro dei Dialoghi, descrive l'arrivo di San Benedetto. Lo stanziamento di Benedetto in quel luogo così strategicamente importante e rischioso, in un'Italia combattuta fra Goti e Bizantini e da altre genti straniere, che proprio ai piedi di quel monte avevano modo di transitare e di scontrarsi, fu un atto di coraggio, degno non solo di un grande spirito, ma di un vero e proprio condottiero. San Benedetto scrive a Monte Cassino un corpus di 73 capitoli contenenti le norme fondamentali per un monastero e i suoi monaci. E questa la regola Benedicti. Benedetto presenta la vita monastica come forma più pura della generale vocazione cristiana, un impegno, cioè, vissuto in maniera più intensa e completa attraverso la faticosa via dell'obbedienza e la quotidiana rinuncia a se stessi. La storia di Monte Cassino è un susseguirsi di distruzioni e magnifiche ricostruzioni. Desiderio fece realizzare una basilica fra le più ricche e splendenti che ebbe l'Occidente, con affreschi, mosaici, porte di bronzo. Ma il mattino del 9 settembre 1349 un terremoto squassò dalle fondamenta il monastero creato dall'abate Desiderio. Il 500 e il 600 furono secoli di straordinaria attività artistica e culturale. L'antica abbazia desideriana subiva alcune radicali trasformazioni e veniva arricchita con quello splendore di ornamenti barocchi che sarebbero arrivati fino al tragico 15 febbraio 1944, quando l'aviazione americana ritenne indispensabile la distruzione totale della rocca, cioè del monastero, ricostruito più tardi con la formula dove era. Come diceva Pio XI, Monte Cassino è San Benedetto, però Monte Cassino è anche la cultura, Monte Cassino è l'abbazia, ma con abbazia intendiamo anche non solo il cenobio, l'edificio, ma anche il territorio. L'abate è il pater familias, secondo la concezione di San Benedetto, e qui a Monte Cassino ha scritto la regola, dopo l'esperienza e circa un ventennio trascorso a Subiaco, San Benedetto nel 529 viene qui a Monte Cassino dove vive gli ultimi anni della sua vita e scrive la regola. La regola che è stata definita al Bossuet il compendio del Vangelo. San Benedetto vuole che i monaci leggano tutti i codices de biblioteca accipiant, singoli, nella quaresima, ma poi i libri servivano per la liturgia, per lo studio, ed ecco che nei monasteri benedettini si è trasmessa una tradizione della conservazione dei testi antichi, dei codici. Ecco, qui abbiamo un bel manoscritto del secolo X che contiene il commento alla regola di San Benedetto, scritto mentre i monaci erano durante l'esilio dopo la distruzione saracenica a Capua.
vediamo in questa pagina l'inizio del prologo alla regola e qui l'abate Giovanni dall'altro lato che offre a San Benedetto il manoscritto. E l'altro testo molto importante a Monte Cassino è il documento della lingua italiana. Qui a Monte Cassino abbiamo il famoso Placido Cassinese che conserva le prime parole della lingua italiana. Sauco che le terre perché li fini che chi contene 30 anni le possette parte santi benedetti. È una bella pergamena del 960 marzo che fu scoperta questa frase in lingua volgare dallo storico grande erudito cassinese Gattola. Qui abbiamo la sua storia, 1733-34, in 4 volumi, e lui ha pubblicato per la prima volta le parole appunto del Placido Cassinese, definendole balbuzientis italice lingue verbe, i primi balbetti della lingua italiana. Fu sul sacro monte di Cassino che nel 1230 San Tommaso d'Aquino, all'età di 5 anni, fu portato dalla famiglia per essere oblato benedettino. Nel febbraio del 1274, pellegrino alla volta di Francia, dove avrebbe dovuto partecipare al concilio di Lione, Tommaso d'Aquino prendeva la penna per indirizzare un saluto all'abate di Monte Cassino, Bernardo Aiglerio, e ricordargli che quanto si affida alla scrittura giova non solo ai presenti, ma anche ai futuri. Un elogio del libro vergato dal pugno dell'uomo più colto del Medioevo. E quelle furono le ultime righe che il santo scrisse, perché il 7 marzo di quello stesso anno, a poca distanza da quel sacro monte che aveva visto iniziare la sua vita, nell'antico monastero benedettino di Fossanova, il santo moriva. Sulle rive della Maseno, il fiume che Virgilio ricorda nell'Eneide quale spettatore delle lotte intercorse tra Enea e i popoli del Lazio, sorge l'abbazia di Fossanova. Verso il mare, a non più di 8 chilometri, corre la via Appia, ragione per cui Fossanova si rivelò importante stazione di transito e di ristoro tra Roma e il sud. Se Monte Cassino fu un punto strategico di somma importanza, soprattutto politica, per l'Italia ad ogni tempo, poiché era inevitabile che fosse coinvolta allorché un esercito passava ai suoi piedi, così, dovendo transitare da nord e da sud, tra l'Appennino e le paludi, era impossibile non sostare da amici o da nemici sulle rive dell'Amaseno, dove la piccola comunità benedettina aveva piantato gli eucalipti per proteggere alla meglio il suo antico monastero. Oltrepassata la torre merlata sovrastante il muro di cinta che originariamente doveva correre intorno al gruppo degli edifici dell'abbazia, si ha tuttora l'impressione di entrare in un borgo, separato dall'ambiente circostante già dall'arco. Sotto la torre, nel fondo del viale, si scorge la facciata della chiesa abbaziale. L'abbazia di Fossanova sorge sui resti romani del Forum Appii, non lontano dai ruderi della villa di Settimio Severo. Della facciata l'elemento che più colpisce è il rosone, che è costituito da una raggiera di 24 colonnine diramantisi da un grande occhio centrale e di cui i capitelli sono sovrastati da archetti a tutto sesto, i quali, intersecandosi, formano a loro volta archi acuti tra colonnine contigue. L'interno a tre navate riprende gli esemplari cistercensi francesi, soprattutto di Fontenay e Pontigny. La navata centrale ha sette campate oblunghe, cui corrispondono le rettangolari nel senso opposto delle due navatelle laterali. Lungo i bracci del transetto si aprono due cappelle, che fiancheggiano il presbiterio e il coro a terminazione piatta. La navata centrale, assai più ampia e alta delle due laterali, è delimitata da una fuga di sette pilastri composti, fra i quali si elevano gli archi a sesto acuto.
Il chiostro dell'abbazia è forse il più chiaro esempio di fusione di elementi romanici e gotici a Fossanova. Con la metà del 1100, l'antica comunità di Fossanova subisce la riforma cistercense, pare per volere di Innocenzo II, il pontefice che così strenuamente era stato difeso per tutta l'Europa contro l'antipapa Anacleto II, proprio da San Bernardo. Durante gli eventi napoleonici del 1798, Fossanova fu occupata dai Giacobini, i quali, insieme a improvvisati rivoluzionari locali, si appropriarono di tutto quanto era asportabile. Nel 1809, con la nuova ondata napoleonica, il monastero di Fossanova fu soppresso. I cistercensi furono costretti ad andarsene, nemmai più monaci di quell'ordine vi avrebbero rimesso piede. Nel 1936 l'antico monastero è stato affidato ai frati minori conventuali. Colle Pardo, il pittoresco villaggio ciociaro a pochi chilometri da Alatri, è una tappa obbligata per chi si accinge a raggiungere le mistiche solitudini della Certosa di Trisulti. Su per la strada che sale lentamente tra un andirivieni di gomiti, di rientranze, di serpeggiamenti a ridosso della costa, ai margini di precipizi verdeggianti, si scopre a breve distanza in una insenatura del monte, sotto un complesso organico ed ordinato di edifici che rassomiglia a un villaggio fondato nel verde, la Certosa di Trisulti. Centinaia di anni di silenzio operoso pesano sulla Certosa, sulle generazioni di religiosi che si avvicendarono nell'osservanza rigorosa della Santa Regola. Nella duplice clausura del chiostro e della cella, essi conobbero i rapimenti della solitudine, lasciando dietro di sé i segni di tanta storia. La tradizione monastica di Trisulti trae le sue origini da un nucleo di cenobiti benedettini che qui si raccolsero intorno all'anno 1000, attratti dalla fama dell'eremita Domenico da Sora, e vi rimasero fino ai primi del 200, quando l'ordine dei benedettini fu sostituito dai certosini. Del complesso architettonico originale di stile romanico gotico non rimane quasi nulla. La struttura architettonica interna oggi visibile, i viali, i chiostri, le aiuole sono del 1700. La fontana centrale dà un senso di profonda serenità. La regola di San Benedetto era stata la base su cui poggiava tutto il monachesimo europeo. Tutti i monasteri, fino alla nascita dei cosiddetti ordini mendicanti, cioè fino al XII secolo, ebbero come sostrato la regola benedettina, la quale però, nonostante le prescrizioni del suo energico fondatore, a poco aveva perduto gran parte delle sue originarie intenzioni spirituali ed ascetiche, basate sull'elemento binomio ora et labora. E con l'arricchimento e la potenza, le abbazie erano cadute nell'orbita delle vicende politiche, sempre più condizionate dagli interessi delle autorità ecclesiastiche e laiche. Contro questa deformazione dell'istituzione monastica benedettina, nasce in Francia l'ordine cistercense per opera dell'abate Roberto, che il 2 marzo 1098 si ritira a Citeaux, dove fonda la prima abbazia del nuovo ordine.
Negli orti del convento i monaci coltivavano con amore e con cura erbe e radici, da cui ricavavano i loro rimedi medicamentosi. Oggi quegli orti sono diventati degli straordinari giardini, curati dai monaci col medesimo amore di un tempo, sotto lo sguardo vigile di un'aquila che gli stessi monaci tanti anni fa salvarono dalla morte. Soltanto dopo il 1870 cessò l'attività della farmacia e in quelle boccette, in quei vasi, in quelle ampolle sono rimasti i medicinali disseccati e scoloriti, le essenze evaporate che vi si trovavano quando i beni della Chiesa passarono al demanio italiano. La farmacia è un ambiente vasto e luminoso, preceduto da un salottino arredato con mobili intarsiati dai Certosini, ricco di elegantissime scaffalature, vasi di ceramica colorata, alambicchi, vetri, filtri di pelle di animali. Il tutto armoniosamente fuso in un completo dispensario farmaceutico che si direbbe pronto a funzionare. Nel 1876 il monastero fu dichiarato monumento nazionale inalienabile e riaffidato ai Certosini. Poi nel 1947 ai Cistercensi di Casamari, che oggi non manipolano più le erbe per realizzare medicine, ma liquori digestivi, e si dedicano allo studio e alla lettura. Generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso il tempo di pensiero della parola. Alla Biblioteca dei Risulti appartiene questo manoscritto che risale al 200. I libri stampati, come sapete, sono del 400 e fino ad oggi noi abbiamo tantissimi volumi. I manoscritti sono circa 300, alcuni di particolare valore, come questo, che è tra i più antichi, è del 200, il libro che usava il sacerdote durante l'ufficio divino o durante la Santa Messa. Ma la biblioteca ha anche, oltre che manoscritti comuni, anche manoscritti di musica. Questo è un libro che ha miniature, specialmente il giorno della risurrezione del Signore. Queste miniature sono di valore incalcolabile. Questa biblioteca, oltre a quello di cui ho già accennato, possiede altri 29.000 volumi che trattano di varie materie. In queste sale abbiamo più che altro materie ecclesiastiche. Invece, nella prima sala d'ingresso, vi sono materie, diciamo, noi chiamiamo profane. Allora abbiamo letteratura antica e moderna, c'è una bellissima collezione delle bellettere, sono circa 1.000 volumi già usciti e non ne manca alcuno. Le bellettere, l'edizione francese, stampate a Parigi, dei classici greci e latini.
Al di là della cerchia dei Monti Ernici, che incornicia e protegge la certosa di Trisulti, si apre la Valle del Liri. L'abbazia di Casamari sorge sulle rovine di quel villaggio romano che era detto Cereate Marianea e che fu patria di Caio Mario, da cui appunto prese a chiamarsi. Si dice che Caio Mario avesse una villa a cui vengono attribuiti alcuni resti archeologici del posto, mentre altri resti dell'antica Cereate si trovano sistemati in un viale che fiancheggia il monastero. Quattro sacerdoti della vicina Veroli, sotto la regola di San Benedetto, nell'anno 1005, auspice San Domenico di Foligno, si ritirarono fra i resti dell'antica Cereate, dove nel 1036 istituirono la prima comunità religiosa di Casamari, intitolando la primitiva chiesa abbaziale ai Santissimi Giovanni e Paolo. A conferirle la monumentalità e la bellezza che ne fanno uno dei capolavori dell'arte medievale meglio conservati furono i monaci cistercensi, ai quali passò nel 1151. Furono essi, nel 1203, a intraprendere ex novo in forme gotiche e borgognone la costruzione sulla falsariga della Consorella di Fossanova. Le dimensioni, i volumi e il rapporto delle diverse costruzioni caratterizzano tutto l'evolversi dell'architettura cistercense che è conseguenza e non causa delle rigide esigenze della regola. Da tali esigenze e principi derivò in breve uno stile proprio, un gotico primitivo improntato all'estrema semplicità. Conforme ai dettami di San Bernardo, la disposizione e la costruzione dovevano avvenire secondo un particolare canone estetico, per cui la bellezza del monastero deve risiedere prima di tutto nella composizione generale, concentrica intorno al chiostro, permeata di una essenzialità religiosa, pur nel contesto di una spiccata misura architettonica. Siamo nella sala capitolare, che è il luogo dove la comunità si raduna per l'ascolto della regola di San Benedetto e l'ascolto delle catechesi che l'abate tiene settimanalmente e alla vigilia delle solennità maggiori dell'ordine e anche della Chiesa. È un luogo molto suggestivo dove la comunità si raduna anche per esprimere liberamente il proprio pensiero ogni volta che l'abate lo richiede circa l'interpretazione della regola e circa anche l'andamento di una spiritualità monastica o del carisma dello stesso ordine benedettino cistercense. La comunità si pose sotto l'ordine benedettino e soprattutto per merito del suo primo abate Giovanni si assiste ad una rapida ascesa di beni e di potenza. Ma negli anni a seguire le guerre e gli scismi religiosi portarono ad un rapido decadimento spirituale ed economico il cenobio benedettino. Tanto che il pontefice Eugenio III, già monaco e abate di quell'ordine cistercense, lo riedificò e introdusse i monaci dell'ordine cistercense nell'anno 1152. Caratteristica dell'architettura cistercense è la grandiosità con cui gli archi si abbandonano alle navate, alle porte, alle finestre, a dimostrare lo slancio e l'anelito verso il cielo, l'infinito.